Acquistare, vendere, affittare immobili oggi sembra più facile. Il web offre servizi apparentemente economici per far incontrare domanda e offerta, ma i rischi per chi non conosce il mercato immobiliare sono tantissimi. Abbiamo registrato molte truffe nell'ambito appunto immobiliare, molti rischi legati al fai da te, e quindi il messaggio che vogliamo dare forte è affidarsi a una campagna comunicativa di social media rivolta appunto ai cittadini, alla comunità, al pubblico, dove comunichiamo che comprare e vendere casa, affittarlo, dare in affitto senza un agente immobiliare rischioso, e quindi farlo invece con l'ausilio dei servizi di un agente immobiliare professionale, invece è non solo utile ma soprattutto garantisce la serenità e la sicurezza alla comunità. Giambattista Baccarini, presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, è preoccupato per ciò che sta avvenendo nel mercato immobiliare. Il fenomeno si chiama disintermediazione. In pratica i consumatori, servendosi del web o di società non specializzate, concludono in proprio contratti di compravendita e affitto. Ma i pericoli che corrono sono tantissimi, per questo la FIAIP ha finanziato una campagna di comunicazione che mette in guardia sui rischi del fai da te. Il primo di una serie di spot è stato appena presentato. Chiara ha messo in vendita il suo immobile. Chiara ha fatto tutto da sola, pensando di risparmiare. Chiara non aveva la documentazione in regola. Chiara non sapeva che per vendere una casa doveva richiedere la misura ipotecaria, l'attestato di prestazione energetica, l'atto di provenienza, la planimetria catastale, il certificato di agibilità abitativa, la dichiarazione di rispondenza alla planimetria catastale, il certificato di conformità degli impianti. Così non ha potuto vendere la casa ed è stata sanzionata. Sii intelligente, non fare come Chiara. Affidati ad un agente immobiliare. FIAIP. Vendi casa senza rischi con un agente immobiliare. Si può finire nei guai o l'affare può andare a monte. Molto spesso si sbaglia la valutazione di mercato e per una delle parti i danni possono essere ingenti.